Nuove posizioni della mano sinistra. Siamo ancora nella pagina 13, nella seconda parte. La prima era dedicata alle pause e l'abbiamo già vista. Nella seconda parte abbiamo un piccolo brano da suonare esclusivamente con la mano sinistra. Infatti, noi vediamo che sul pentagramma, sul rigo musicale della mano destra, ci sono soltanto pause. Quindi, questo piccolo brano di 8 battute è dedicato esclusivamente alla mano sinistra. Cosa deve fare la mano sinistra? Muoversi un gradino per volta per passare dalla posizione che noi già conosciamo, che è quella con il pollice sul do centrale, spostandosi un gradino per volta per arrivare fino a una nuova posizione che è quella che prevede il pollice sul sol. Come facciamo? Suoniamo le prime 5 note con la mano sempre nella posizione che già conosciamo. Dopodiché, durante questo piccolo momento di pausa, spostiamo la mano, come ci viene anche suggerito dal libro, per mettere il pollice sul sì. Ovviamente si sposta il pollice, si sposta tutta la mano. Quindi il pollice è sul sì, l'indice è sul la, il dito medio è sul sol, il dito anulare è sul fa e il dito mignolo è sul mi. Qui ci viene indicata la nota di partenza e la nota di arrivo. Il Mi per la mano sinistra è una nota nuova perché finora non l'avevamo usata. La usiamo per la prima volta visto che la mano si sposta. Anche qui ci sono delle piccole pause. Approfittando di queste pause, la mano si sposta nuovamente per mettere il pollice sul La, come scritto, e per suonare La, Sol, Fa, Mi, Re. Anche il re è una nota nuova che finora non avevamo mai usato. Ancora delle pause, ultimo spostamento, il pollice sul sol e suoniamo sol, fa, mi, re, do. E questa è la posizione nuova. Cosa succede? Partendo da questa posizione, la mano si muove un gradino per volta e si sposta. Prima posizione, primo spostamento, secondo spostamento, terzo spostamento e questa è la seconda posizione, quella che useremo per un po' adesso. Il fatto particolare di questa posizione è che le note sono esattamente le stesse che usa anche la mano destra. La mano destra, già da sempre, per quello che noi abbiamo potuto suonare, ha le dita sopra le note do, re, mi, fa, sol. A questo punto anche la sinistra usa le note do, re, mi, fa, sol. Suono adesso questo piccolo passaggio dalla prima posizione verso la seconda posizione. Quindi do, si, la, sol, fa. Ci sono le pause e ne approfitto per spostare la mano. Si, la, sol, fa, mi. Di nuovo pause, altro spostamento. La, sol, fa, mi, re. Ultimo spostamento. Sol, fa, mi. Re, do.